Amici lettori del blog di Piercarlo Lava, un buon pomeriggio da parte di Paolo Baratto. Siamo qui a parlare di sport, in particolare a parlare dell'Alessandria Calcio e in particolare a parlare di una cosa che a me sta molto al cuore, della gloriosa ultracentenaria società grigionera di Spalto Rovereto. Come vedete dalla brochure che ho qua in mano, Museo Grigio, e ho il piacere di avere qui al mio fianco il mio amico, nonché anche lo statistico di Museo Grigio, colui che ha tutto l'archivio sull'Alessandria Calcio, Sergio Giovannelli. Ciao Paolo. Sergio, cominciamo a parlare di Museo Grigio dalla nascita. Come nasce l'idea di fare questo sito? Come nasce l'idea di raccogliere tutta la storia ultracentenaria dell'Alessandria Calcio? Beh, diciamo che la storia è molto composita, perché Museo Grigio è nato inizialmente come raccolta e contenitore di immagini e memorabilia sull'Alessandria, praticamente tutte quelle che sono riportate nel libro di Emanuele Bellingeri e Gianni Tagliafico sull'Alessandria Calcio Centenario. Dopo il libro è venuto in mente agli ideatori di metterle su un sito per poterle anche implementare, quindi aggiungere tutte le cose. Poi siamo stati messi in contatto io e Bellingeri, si è venuta l'idea di aumentarle facendo anche la storia, la storia e la statistica dell'Alessandria Calcio. Io sono uno statistico da 40 anni, ho al mio attivo diversi altri libri sulla storia di squadra di calcio e di manifestazioni come i campionati europei. Il materiale ce l'avevo, ho detto di sì, e da lì abbiamo cominciato. Poi ho avuto bisogno di trovare dei collaboratori, abbiamo trovato te, poteva andarmi meglio, ma va bene così, e basta. E da lì si continua, e il Museo Grigio diventa sempre più ampio. Se adesso ci fosse una persona che sta vedendo questo video che non ha mai visto Museo Grigio e vuole dare un'occhiata, il riferimento del sito, Sergio, e soprattutto cosa può vedere nel momento in cui entra nel sito? Allora, il riferimento innanzitutto è il classico www.museogrigio.it. Dentro può trovare le varie sezioni. Comincia l'archivio storico, dove appunto ci sono le schede delle 3550 partite giocate dall'Alessandria dal 1912 in poi, complete di tutte le formazioni, tutti i tabellini della squadra d'Alessandria, delle avversarie, marcatori, note di cronaca, e adesso, come tu ben sai, stiamo inserendo la rassegna stampa di ogni singola partita, completa di risultati e classifica della giornata e commento della giornata di campionato. A queste sono collegate ovviamente le schede delle stagioni, con il commento alla stagione dei grigi, con il commento al campionato, risultati di classifica del campionato. Si può entrare attraverso queste nelle schede dei calciatori, dove si trova tutta la carriera del singolo giocatore oltre ai dati anagrafici. E diciamo che la parte storica, anche se poi verrà ulteriormente implementata, finisce lì. Si può poi andare nella photo gallery, video gallery, che sono il nucleo, diciamo, iniziale, come dicevamo prima, di Museo Grigio, dove ci sono foto e oggetti vari che riguardano la storia d'Alessandria, video, ahimè pochi, perché lì abbiamo dei problemi ancora a trovare le persone adatte, comunque il tempo per poter inserire i dati, e verrà anche questo ulteriormente aumentato. Abbiamo poi la sezione del blog, dove parliamo di quanto avviene partita per partita, parliamo di quello che è avvenuto, presentiamo le squadre avversarie, parliamo di vecchi giocatori, parliamo di tutto quanto riguarda l'Alessandria. Altra domanda, Sergio, tu ovviamente sei riferimento per quanto riguarda la parte statistica, e ci sono comunque altre persone che gravitano intorno a Museo Grigio e che comunque chi più chi meno ovviamente si rende attiva per poter portare avanti questo bellissimo sito. Certamente, purtroppo le persone sono sempre troppo poche per le cose che vogliamo fare, comunque a parte il fondatore Emanuele Bellingeri, che si occupa soprattutto della parte, diciamo, visuale del sito, abbiamo Mario Bocchio, che è l'incaricato e quello che comunque tiene in piedi il blog, ci sei tu che ci dai una mano nella ricerca di inserire i dati, ci sono altri collaboratori più o meno volanti che danno una mano e aggiungono pezzi di storia alla nostra storia, e speriamo di trovarne altri. Diciamo anche un'altra cosa, parlando adesso più nello specifico, sì, una storia che comunque è importante e lunga,
possiamo dire una storia gloriosa, perché più di 100 anni ad Alessandria abbiamo visto passare tanti allenatori, tanti giocatori, quindi comunque una storia molto ampia e molto certo. bella della società grigionera. Esattamente, l'Alessandria è comunque una squadra che ha un nome, ha una storia, l'ha dimostrato con la sua cavalcata in Coppa Italia. I trailer presentiamo le semifinali di Coppa Italia con l'Alessandria, sicuramente hanno riempito di più la bocca di chi lo diceva e di chi ascoltava rispetto ad altre squadre che magari hanno avuto un passato o un presente attuale migliore del nostro, tipo, che so io, senza offesa per nessuno, l'Ascoli. Un Ascoli in semifinale di Coppa Italia disse una cosa: l'Alessandria evoca ricordi degli anni 20-30, il fango del Moccagata del Campo degli Orti, Rivera, Balancieri, Ferrari, tutti i grandi nomi che sono usciti da qui. Tu comunque, come dicevamo nella prima domanda, diciamo che prima di Museo Grigio tu eri già statistico. Come nasce, parlando adesso di te personalmente, la tua passione di raccolta dati? Come è cominciata, diciamo, Sergio? Come è cominciata non lo so, quando è cominciata te lo posso dire con precisione. Durante le Olimpiadi invernali di Grenoble del 1968, io non so perché, ho incominciato a tenere il medagliere dei Giochi Olimpici. Ovviamente avevo 10 anni scarsi, per cui mi basavo su quello che mi diceva mio padre, che lo leggeva sul giornale. Però io tenevo il mio taccuino, la medaglia d'oro della Norvegia piuttosto che l'argento della Germania, e sono andato avanti così. Poi mi sono evoluto, ho cominciato con l'atletico, ho continuato, poi ho cominciato col calcio, mi interessavano gli albi d'oro, mi interessava questo, mi interessava l'altro, e adesso sono qua. Chiudiamo dicendo a tutti quelli che ovviamente ci stanno vedendo un invito a visitare Museo Grigio, che comunque col passare delle settimane, col passare dei giorni, diventerà sempre più ampio, certo, e sempre più completo. Ci sono poi delle iniziative che non ho citato ma che presto diventeranno operative, tipo le caricature, tipo le maglie dell'Alessandria, tipo la gradinata nord, tipo altre cose che non voglio anticipare. Io vi saluto, vi ringrazio, perché abbiamo dedicato pochi minuti, ma comunque a questo bellissimo sito, quindi visitate www.museogrigio.it, perché c'è tutta una storia ultracentenaria, come abbiamo detto prima, bellissima, ampia e molto ricca. E speriamo, Sergio, col passare delle settimane, chissà, magari con l'arrivo dei primi caldi e tutto, di scrivere qualche altra pagina importante. Speriamo, non vediamo l'ora. Non vediamo l'ora. Da parte di Paolo Baratto, ancora un ringraziamento a Sergio Giovannelli. Grazie a voi. Ciao a tutti. Ciao.